Siamo qui con il vicepresidente, siamo qui con il vicepresidente Comaschi, nonché assessore al bilancio, che credo che di questi tempi sia la tragedia più grande che un uomo politico possa avere, specialmente a livello locale. E con il presidente del Consiglio Barosini, che ringrazio non solo per la presenza, ma per la collaborazione costante di questi anni, che credo possiamo dire rappresenta oggi, beh, non tutto il Consiglio, ma sicuramente la maggioranza del Consiglio, quindi che insieme a me hanno accettato di partecipare a questa conferenza stampa, che chiedo scusa, abbiamo ritardato di qualche ora, ma voi sapete che i tempi della politica purtroppo non sempre coincidono con le esigenze giornalistiche, anche se immagino che tutti voi abbiate tenuto qualche riquadro per chi scrive sui giornali, o qualche spazio per chi ha le televisioni per poter dire due parole su questo. Voi sapete che oggi è stata una giornata convulsa in tutta Italia, ci sono state molte dimissioni di rappresentanti specialmente delle province, anche dei comuni per la verità, cito l'ultimo che è il sindaco del comune di Avellino se non ricordo male, poi ho perso un po' il conto perché insomma è qualche ora che non seguo più le statistiche. Per quanto riguarda le province sicuramente, beh, al di là di quelle lontane, insomma tipo Brindisi o Rieti o Napoli, sapete che stamattina si sono dimessi il presidente della provincia di Asti e il presidente della provincia di Biella, che oltre naturalmente che essere colleghi presidenti di provincia sono anche colleghi presidenti di provincia della nostra regione, entrambi, ma in particolar modo la presidente Armosino è anche collega della provincia di Asti, che come avete seguito tutti voi in questi giorni nell'ambito del riordino che però è stato approvato dal CAL e che deve essere ancora approvato dal Consiglio regionale e poi dovrà essere approvato dal governo, stante oggi le cose dovrebbe essere la provincia che si accorpa con la provincia di Alessandria, quindi sicuramente le dimissioni della presidente Armosino sono un fatto rilevante dal punto di vista politico, dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista territoriale. Io intanto faccio solo questa parentesi che apro e chiudo rapidamente, ma che mi sento di fare sicuramente, e che non condivido gli attacchi che sono stati fatti al presidente della provincia di Asti questo pomeriggio dalle forze politiche, anche della mia maggioranza, cioè della maggioranza nostra che è minoranza da loro, perché credo che, e per le cose che dirò dopo, non sia utile in questi giorni, in queste ore, valutare le dimissioni o le eventuali non dimissioni delle persone sulla base di motivazioni che possono essere opportunistiche o definite come tali. Io credo che la Presidente della Provincia di Asti avesse annunciato già da mesi l'intenzione di non ricandidarsi e quindi di dimettersi, è parlamentare, sicuramente questo è un dato da non sottovalutare. Abbiamo avuto settimane di scontri anche molto duri, anche se non tutti sono stati pubblici sui giornali, insomma, sia in sede di Unione delle Province Piemontese che in sede di Consiglio delle Autonomie Locali. Sappiamo tutti come è andata a finire la prima puntata, no? Che però credo che sia quella che indirizza anche la seconda e quella definitiva, insomma, no? Che vede la provincia di Alessandria, vedrà la provincia di Alessandria nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, accorpare quella di Asti, e quindi io credo che la sua scelta di dimettersi sia una scelta legittima, e che non vada condita dalle dietrologie sul fatto che oggi sia l'ultimo giorno per dimettersi per l'elezione. Che oggi fosse l'ultimo giorno per dimettersi per candidarsi lo sapeva mezzo mondo da settimane. E quindi, ripeto, va a lei la mia solidarietà per gli attacchi che ho letto in queste ore sul, chiaramente sui giornali di Asti e dell'Astigiano, insomma, no? Questa prima premessa. La seconda valutazione è la seguente. Il sistema delle province sta vivendo, e degli enti locali in generale, ma insomma noi ci concentriamo sui nostri, sta vivendo un momento molto delicato. Quello finanziario lo conoscete, il decreto della spending review cosiddetto, che è stato emesso 5 giorni dopo l'approvazione del bilancio di questo ente, in cui noi abbiamo dovuto tagliare 8 milioni e mezzo di euro per arrivare a un'ipotesi di pareggio,
ha previsto pochi giorni dopo un taglio di ulteriori 5 milioni e mezzo che saranno certificati nella loro quantità, 5 e mezzo, 5, 4 e mezzo. Noi naturalmente speriamo che siano 4 e mezzo, ma ragioniamo sulla cifra più grande entro il 15 ottobre. Peraltro devo dire che insomma le scadenze, i termini valgono sempre per gli altri, ma è per il governo, no? Perché noi siamo obbligati a fare scelte quando ce lo chiedono. Ma ricordo tutti che entro il 5 di settembre il governo avrebbe dovuto decidere sulle competenze proprie, per esempio il mercato del lavoro, e oggi a 33 giorni di distanza non c'è traccia di questa decisione, no? Quindi noi diciamo il 15 ottobre perché lo diceva la legge, ma il fatto che lo dicesse la legge non vuol dire che sarà così, quindi può solo peggiorare l'incertezza in cui siamo chiamati ad operare. Quindi le difficoltà finanziarie dell'ente che noi amministriamo ci comportano a dire, come abbiamo fatto in consiglio provinciale pochi giorni fa, che per arrivare all'equilibrio di bilancio bisognerà fare delle scelte molto difficili e dolorose, che abbiamo già indicato in quell'atto. In questi giorni, in queste ore direi più che in questi giorni, la voce che più, come dire, è ricorrente a livello romano e quindi a livello di governo, e che il governo stesso si appresta, una volta terminato il processo di riordino, che ripeto secondo la legge dovrebbe essere diciamo alla fine del mese di ottobre, inizio del mese di novembre, il governo si appresta, una volta terminato questo processo, si appresterebbe a commissariare tutte le province d'Italia, quindi quelle, come dire, che non sono state soppresse, così come quelle che saranno accorpate in base al processo di riordino. Noi questa notizia, che non è un pettegolezzo, l'abbiamo verificata con più fonti. Per quanto riguarda il sottoscritto, l'ho verificata con il responsabile enti locali del Partito Democratico. È una notizia che mi ha confermato il presidente della provincia di Rieti, Melilli, che è uno di quelli che si è dimesso, ma che è stato 5 anni presidente dell'UPI, Unione Province Italiane, fino alla scorsa legislatura, quindi fino a 3 anni fa, prima di essere sostituito dall'attuale presidente Castiglione di Catania, che la stessa Armosino, per fonti diciamo del suo partito, quindi del Popolo delle Libertà, ha ritenuto essere seria, in base alla quale il governo avrebbe già in queste ore, in questi giorni, chiesto un parere ai partiti che lo sostengono, quindi PDL, PD e UDC, su un eventuale commissariamento di tutte le province a fine anno. Quindi noi ci muoviamo in questo quadro di estrema difficoltà finanziaria e di minaccia, tra virgolette, ci sono minacce più importanti nella vita, però insomma parliamo di questo, di minaccia comunque di commissariamento, che sicuramente vuol dire in soldoni mettere in pasto alla pubblica opinione un risultato, no? Che è quello che, come pensa il 95% della popolazione, le province sono enti inutili e siano il vero dramma finanziario del nostro paese, come se i 2.000 miliardi di debito pubblico in Italia fossero stati fatti tutti dagli amministratori locali, in particolar modo da quelli provinciali. Quindi in questo quadro molto, molto difficile la scelta che purtroppo oggi dobbiamo prendere, no? Perché potevamo prenderla anche domani, potevamo prenderla anche ieri, però oggi è uno spartiacque, perché per me personalmente, per fare un esempio abbastanza banale, è il termine ultimo oltre il quale non è più possibile dimettersi e rispettare il termine dei 180 giorni liberi prima delle elezioni politiche del prossimo anno. E quindi non dimettendosi oggi significa non poter partecipare a legislazione invariata, poi se cambieranno le norme vedremo, insomma, no? Non poter partecipare, non dico l'elezione perché oggi non c'è nessun partito che è in grado di dire che sarà candidato, anche perché non c'è la legge elettorale, quindi non sappiamo cosa capita. Noi questa valutazione la facciamo in un momento finanziario e normativo assolutamente complicato. E qualsiasi persona di buon senso o soltanto, come dire, che pensasse alla tutela della propria posizione non avrebbe avuto dubbi su cosa fare oggi. Cioè, oggi una persona normale si sarebbe dimessa, perché ci sono le difficoltà a far pareggiare il bilancio,
perché ti tagliano ogni 6 mesi. Aggiungo anche che questa norma sull'ineleggibilità decennale per chi ha gestito enti che vanno in dissesto è molto pericolosa, perché nell'ipotesi in cui ci fossero altri tagli e quindi sarebbe quasi matematicamente impossibile portare a pareggio il bilancio, noi ci troveremmo nell'antipatica situazione, per non usare altri termini, che il governo da una parte ci porterebbe al dissesto, non noi, perché il nostro bilancio ante ultima manovra pareggia, il governo ci porterebbe in dissesto e contemporaneamente fa una norma che dice che chi va in dissesto è ineleggibile per 10 anni. Quindi credo che le condizioni su cui ci muoviamo siano le peggiori, no, dal punto di vista personale, che vuol dire politico in questo caso, per chiunque. Dicevo, nonostante queste 3 cose, no, questi dati assolutamente negativi, ma che denotano anche come ci sia innato nel nostro paese un tentativo, peraltro finora ben riuscito, di massacro delle autonomie locali, no? Le vicende dei comuni seguiranno a ruota le nostre, c'è questo dibattito che avete visto sul dissesto del comune di Alessandria, di questa norma abbastanza singolare, no? Che prevede di aiutare quelli che amministrano male, stanno dando il dissesto, di lasciare alla deriva quelli che lo sono già, magari non per colpa propria. Dicevo, nonostante queste normative, queste norme, queste vicende di cui vi ho detto, insieme al vicepresidente, alle forze che compongono la maggioranza, direi l'unanimità, noi nella giornata di oggi, ma non soltanto di oggi, insomma, oggi è l'atto terminale, ripeto, chiediamo anche scusa per il ritardo, specialmente per chi deve lavorare come voi, che porta questo dato qua, noi riteniamo che comunque, nonostante le difficoltà, nonostante il tentativo di massacro degli enti locali che è in corso, nonostante il rischio sull'ineleggibilità che molti di noi corrono, che non è che lo corre il Presidente, lo corrono tutti quelli che votano gli atti, insomma, no? Quindi nonostante, ho visto, come si scrive nelle libre, prevalga comunque in noi il senso di responsabilità che ci porta a dire che comunque noi il tentativo di arrivare fino in fondo, cercando di gestire alla meglio delle nostre possibilità questa fase delicata e complicata della vita amministrativa della nostra provincia, lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare per... grazie agli applausi. Lo dobbiamo fare per vari motivi. Il primo è chiaro, no? Perché noi abbiamo avuto un mandato dagli elettori e io questo lo dico a titolo personale, che non coinvolge nessuno. Ho fatto 3 anni e mezzo fa una campagna elettorale che specialmente nella fase del ballottaggio era molto centrata su questo, insomma, no? Per cui credo che potesse... Quindi preso con gli elettori? Sì, si chiamava tempo pieno, una cosa sì, ma adesso non mi ricordo più particolare, insomma, no? E quindi questo è il primo elemento, insomma, quindi il senso di responsabilità che va oltre anche alla furbizia, perché voglio dire, cioè, anche il più stupido del mondo capirebbe che oggi la scelta da fare sarebbe un'altra, cioè. Questo vuol dire che magari tra una settimana ci dobbiamo dimettere, perché se tra una settimana nella legge di stabilità ci fanno un altro taglio, noi ci dobbiamo dimettere. A quel punto l'unica cosa che non ci potranno dire è che ci dimettiamo perché ci vogliamo candidare. Questo credo che sia, perché oggi è l'ultimo giorno, quindi da domani, se ci dimetteremo per motivi indotti, che magari ci saranno anche, sicuramente ci potranno dire di tutto, che non siamo capaci di amministrare, che abbiamo amministrato bene, che siamo dei poveretti, che siamo brutti, che siamo grassi e via dicendo, che teniamo al Milan, così facciamo contenta anche la Chieti. Ma l'unica cosa che non ci potranno dire, no, è che ci dimettiamo per poterci candidare, no? Quindi io credo che questa sia un altro elemento da tenere in considerazione. Ora, tutto ciò premesso, poi termino, così potete fare tutte le domande che volete, e anche De Regibus, che è lì pronto da stamattina con tutte le ipotesi A, B e C, no? Può andare a casa, che è il nostro dirigente responsabile degli affari istituzionali. No, è un ragazzo molto ligio, per cui c'ho 3 cartelline, no? Ce n'è una con le dimissioni, una senza. Era pronta? Lui è sempre pronto, ha maggior ragione in questi momenti. Dicevo, ora che cosa capita? Perché poi alla fine questi sono momenti, come dire, di spettacolare gloria che durano credo pochi minuti, no? Al di là della notizia, poi ci saranno naturalmente i commenti che come al solito spazieranno dal massimo della positività al massimo della negatività, questo lo sappiamo, quindi consapevoli ne preannunciamo il fatto.
È chiaro che noi, cosa che peraltro abbiamo fatto fino adesso, e non è che ci svegliamo adesso a farlo, noi cercheremo di lavorare le prossime settimane per far sì che poi raggiungiamo il risultato. Adesso l'unico risultato possibile, non essendoci più alternative, tra qualche ora, perché poi magari vi freghiamo tutti, richiamiamo De Regis a quarta mezzanotte. Come podestà. No, podestà prima ha annunciato dimissione, poi l'ha ritirata. No. Noi facciamo il contrario, prima annunciamo che non ci mettiamo, poi vediamo. Ormai era uno scherzo. Voi fate come il dissesto, no? Siete usciti fregati tutti col fatto che Alessandro era dentro e vi hanno ciullato tutti. No? Adesso domani uscite tutti, che noi rimaniamo, noi vi ciulliamo. Chi si è visto si è visto. Ma sì, infatti, così vendete di più due giorni invece che uno. Tutto ciò premesso, è chiaro che noi dovremo operare ancora con più forza, stante così la normativa sul tentativo di portare in equilibrio il bilancio, che è un'operazione dal punto di vista amministrativo molto difficile. È una delle cose che ci avrebbe consigliato di dimetterci oggi, avevamo la scusa giusta, ecco, per dirla in parole povere, oggettivamente giusta, perché è una normativa che è uscita dopo l'approvazione del nostro bilancio. Noi veramente lavoreremo per far sì che si cerchi di arrivare alla fine dell'anno a legislazione invariata questo risultato, che è complicato e che vedrà effettuare le cose che abbiamo detto io, Comaschi e tutta la maggioranza. Barogini non fa parte della giunta, ma il Presidente del Consiglio, quando dico maggioranza dico naturalmente anche l'UDC, per far sì che tutti gli atti siano conseguenti. Come ho detto tempo fa, anche se sono stato ripreso qualche volta, insomma, da vari soggetti, qualche sindacato, qualche volta l'RSU, insomma, tutte persone che peraltro hanno un interesse in questo dibattito, come è giusto che sia, interesse legittimo, come si dice in diritto amministrativo, non interesse personale. Il primo atto che dovremo fare nei prossimi giorni, che magari dal punto di vista economico non sarà fortissimo per quanto riguarda i contenuti, ma credo che lo possa essere per quanto riguarda la simbologia, sarà ridurre la giunta da 9 membri a 6. Noi abbiamo fatto una riunione di maggioranza che è stata un po' la causa di questo ritardo, però naturalmente sapete che i canoni della democrazia hanno, e della partecipazione hanno delle strade obbligate, per cui io ho posto ciò come condizione a tentare di riuscire ad arrivare alla fine dell'anno, poi vedere cosa capita col prossimo bilancio. C'è un mandato pieno da parte della maggioranza, senza star lì a parlare di nomi che non serve, di cui non abbiamo fatto menzione naturalmente, senza sapere chi sarà e chi non sarà. È chiaro che noi, finché non avremo diminuito il numero della giunta da 9 a 6, che ripeto dal punto di vista finanziario saranno poche centinaia di euro, ma è il segnale che quando si fanno le operazioni straordinarie si parte dalla testa. Dopodiché, una volta fatto ciò, aggrediremo gli altri due grandi capitoli di spesa che sono ancora rimasti, che sono quelli naturalmente del personale dirigente in prima istanza e successivamente anche del fondo dei dipendenti, che peraltro abbiamo già discusso con i dipendenti stessi, sui quali c'è un accordo di massima. Poi non farò mai un atto prima del fondo dei dipendenti se non è, come dire, se non c'è stato un atto sulla giunta e sul fondo dei dirigenti, perché ripeto, prima bisogna cominciare dalla testa e scendere come nella piramide. Parole povere, sì, tagli, risparmi, chiamali come vuoi. Tutte le altre misure le avete già lette nella delibera sul riequilibrio di bilancio, diciamo riequilibrio, le misure che noi proviamo a mettere in campo per il riequilibrio, quindi dai fondi per l'università, i tagli per Marengo, con cui credo stiamo discutendo, discuteremo in questi giorni con il Comune di Alessandria per trovare una... Quindi tagli ai fondi dell'università. È inevitabile, con 5 milioni e mezzo, poi se te le daremo tutte in parte, perché dipenderà anche dalle altre condizioni. Per Marengo? Marengo e tutto ciò che avete visto elencato, insomma, le maggiori entrate che abbiamo segnato, le riorganizzazioni, insomma, la manovra che Comaschi ha portato in consiglio, diciamo, senza numeri,
è una manovra che già da sola vale circa 3 milioni e mezzo. Stiamo facendo una revisione straordinaria dei residui che credo possa portare un risparmio che però varrà sul prossimo anno per motivi, diciamo, normativi. È evidente che tutto questo dipende anche molto dall'asta che è in corso per la vendita della colonia di Arenzano, che è stata bandita nella la settimana passata. L'annuncio, diciamo, legale, come si usa dire, sul Sole 24 Ore, Il Secolo, La Stampa e non so cos'altro, è stato pubblicato sabato. L'asta dura 21 giorni. La base d'asta dell'immobile con perizia sia interna che esterna coincidente 9 milioni e 200 mila euro e qualcosa. Vedremo come verrà l'asta. Se l'asta va bene, il bilancio di quest'anno è a posto e magari si recupera anche qualche soldo per il prossimo anno e il patto di stabilità è salvo. Se l'asta andrà deserta, non credo che ci saranno i tempi per fare una seconda. Sapete che poi la seconda asta si fa con un ribasso del prezzo. Si fa con un ribasso del prezzo meno del 10% secondo il nostro regolamento, se non ricordo male. Noi abbiamo fatto molti incontri col comune di Arenzano, vedremo insomma se ci saranno le condizioni col comune. È evidente che se non vendiamo Arenzano, i tagli che sono programmati più quelli in più che cercheremo in questi giorni di fare magari porteranno a un pareggio, magari, vedremo insomma. Poi fortunatamente mancano ancora 3 mesi. Magari porteranno un pareggio, sul patto di stabilità sicuramente siamo ancora un po' lontani, senza la vendita di Arenzano, dal poter dire che riusciremo a rispettarlo. Non rispettare il patto di stabilità porta alcune conseguenze sull'anno successivo, alcune che già sono presenti, tipo il divieto d'assunzione che per le province c'è già per legge con lo spending review, il divieto di contare mutui che peraltro abbiamo già fatto quest'anno, quindi nulla di nuovo. Il calo dell'identità degli amministratori, ma questo credo che sia almeno dal punto di vista dei risultati. Quello che potrebbe preoccupare di più è che ci sarebbe un trasferimento minore da parte dello Stato corrispondente al mancato, alla somma del mancato. Esempio, se non rispetti 3 milioni il patto di solvibilità ti danno 3 milioni meno l'anno dopo, no? Quindi, ecco, l'unico elemento negativo che si sommerebbe, diciamo, dalla mancata vendita di Arenzano sarebbe questo. Il mancato di rispetto del patto. Però, ripeto, vediamo, perché non ci sono solo queste questioni che abbiamo allo studio, ci sono anche altre cose. I bilanci, quei tempi che corrono, sono cose che cambiano giorno dopo giorno, dipendono dalle entrate, dalle maggiori entrate da una parte, dalle minori di un'altra. Sulle spese direi che siamo una rigidità abbastanza forte. Sul prossimo anno vedremo, insomma, no? Adesso credo che ne abbiamo abbastanza da pensare per questi 3 mesi. Ecco. Comunque il messaggio che vogliamo dare oggi è termino, perché è stato già fin troppo lungo, anche se l'occasione era ghiotta per fare un piccolo riassunto delle questioni che ci sono, è quello che ho detto all'inizio, insomma, cioè, noi nonostante che le condizioni siano più propense a far sì che ce ne andassimo, e che lasciassimo a un commissario di questo governo tecnico il compito di fare le cose complicate che bisogna fare, visto che sono obbligate per scelta di questo governo tecnico, ecco, dicevo, nonostante ciò noi abbiamo deciso di non abdicare al mandato che ci hanno dato gli elettori, sapendo che questo mandato può cessare in qualsiasi momento se le condizioni cessano e il pericolo dell'eventuale dissesto tecnico, così come da decreto di pochi giorni fa, no? Ci potrebbe far pensare che non solo ti fanno fare il dissesto per legge, ma in più per legge te lo puniscono. Ecco, noi arriveremo fino al punto in cui proviamo ad arrivare fino alla fine, ma nel momento in cui prendiamo atto che ti vogliono fare andare in dissesto, e in più ti puniscono, ecco, noi un minuto prima lasciamo che questo pezzo qua lo faccia qualcun altro. Quindi questa è l'unica condizione che noi poniamo, temporale di merito al nostro impegno delle prossime settimane, che speriamo sia lungo, perché vorrà dire che saremo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo. Se non ci riusciremo per i motivi anzidetti, per noi la scelta sarà banale, no? Nel senso che sarà, come dire, di rilasciare il compito ai valenti funzionari del Ministero degli Interni tramite l'ufficio territoriale del governo denominato una volta prefettura,
che sicuramente per la preparazione, l'esperienza e la qualità degli stessi saranno in quel caso molto più bravi a far sì che queste cose vengano rispettate.